Siamo in compagnia di Maria Enrico Tesoriere, che è appunto la voce questa sera di un quartetto dal nome Camera Soul. Come vi esibirete stasera? Allora, stasera ci esibiamo innanzitutto in una formazione un po' più allargata, perché non siamo in quattro ma siamo in sei. Prima di ogni cosa, insomma, io vorrei citare come se fossero, ecco, se stessero facendo questa intervista qui con me, i miei musicisti, insomma, chi sarà sul palco con me: Pippo Lombardo al pianoforte, Beppe Sequestro al basso, Olivia Raferri alle percussioni, Antonio Tosques alla chitarra. E poi, insomma, ci sarò io ovviamente in voce, e stasera suoneremo prevalentemente brani tratti dal nostro ultimo disco Dress Code, però ovviamente, insomma, faremo anche qualche passo indietro, andremo anche ai due dischi precedenti, perché Camera Soul ne ha tre all'attivo, ce n'è un quarto in preparazione, però insomma non si svela niente poi fino a che non sarà pronto. Siamo in compagnia di Carlo Moramarco, direttore artistico di queste splendide serate, a cui vogliamo chiedere appunto un bilancio delle prime due serate in jazz ad Altamura. Sì, Altamura Jazz Festival, seconda edizione, chiostro del Museo Etnografico dell'Altamurgia, ha esordito il 26 luglio Olimpia Simone Quartet, una nostra concittadina famosa fuori, famosa anche all'estero. Ha lietato la serata con un tributo a cantautori italiani in versione jazz. È stato un successo di pubblico, di persone che sono venute da città pugliesi e città lucane e hanno apprezzato la collezione del museo della civiltà contadina. Se la Gazzetta del Mezzogiorno si interessa a questo evento, se Rai 3 Puglia si interessa a questo evento, se il Corriere del Mezzogiorno, se la Repubblica, il Tacco di Bacco, Altamura Life, Gravina Life, Teleappola, Radio Altamura 1, vuol dire che abbiamo colto nel segno, stiamo seminando bene per un evento che nei prossimi anni avrà uno spessore che varcherà anche i confini di Altamura.